Siamo in questa piazza, oggi 17 novembre, sciopero generale, piazza del popolo strapiena. Noi della UIL Scuola portiamo avanti delle istanze. Chiediamo al governo Meloni di non applicare la politica di austerità, ma non tagliare la scuola. La scuola è un pezzo fondamentale di uno Stato civile. Quindi bisogna garantire la sicurezza delle scuole, gli edifici vanno garantiti per tutelare cose e persone. Riconoscere un giusto e una dignità economica ai docenti. Chiediamo anche la messa in ruolo, l'assunzione di 200.000 precari per garantire la continuità didattica ai nostri studenti. Anche per quanto riguarda la previdenza bisogna garantire e dire no alla legge Fornero. Quindi siamo qua per portare avanti la voce, la battaglia della scuola. Questa piazza grida giustizia sociale, questa piazza grida dignità professionale ed economica, questa piazza grida alla lotta, grida al diritto allo sciopero. Quindi il governo dovrebbe aprire a tutti noi ad un confronto vero, reale. La gente ha bisogno di concretezza e noi siamo qua, noi siamo aperti. Speriamo che il governo Meloni apra le porte non solo per ascoltarci, ma per concretizzare e migliorare la scuola e il nostro paese.